Siamo con il neopresidente, perché di fresca nomina appunto, con il neopresidente della Fondazione Carlit, Mario Brutti. E naturalmente la Fondazione partecipa a questo progetto che vede il recupero delle ex scuderie di San Lupara. Qual è l'apporto della Fondazione e perché ha scelto appunto di sostenere questo progetto? Dunque, la decisione di sostenere il progetto risale evidentemente a tempi precedenti al mio arrivo. Tra l'altro il merito è anche in modo particolare del Presidente Perugi, nonché del Presidente Cordelli, che poi gli è succeduto. Di per sé, come ho avuto modo anche di dire in conferenza stampa, io credo che il recupero di quello che è stato uno dei punti poi originari della città di Viterbo sia un aspetto importante proprio ai fini di ricostruire l'identità di questa città. E credo che sia importante anche che poi siano i giovani in modo particolare che possano partecipare a questo tipo di operazione. Quindi è logico che la progettazione da questo punto di vista per la Fondazione è un punto fondamentale. Su questo cercheremo anche poi di dare un nostro contributo con gli architetti che saranno quelli che concretamente poi dovranno svolgere questo compito. Anche perché la Fondazione effettivamente ha dimostrato sempre particolare attenzione appunto a quello che è il territorio cittadino, a cercare di far sì che il tessuto, insomma, anche urbanistico e sociale sia sempre decisamente molto compatto e comunque molto attenzionato, diciamo. Certo, il ruolo della Fondazione è proprio esattamente questo, quello cioè di dare, come dire, una spinta, di mettere un gettone in certo senso perché poi possa funzionare un po' la macchina. E allora se poi tutto questo aiuta, come dire, alla tenuta e al consolidamento della coesione del territorio, direi anche della società che è sul territorio, che oggi questo è un valore importante proprio in momenti come questi, credo che sia fondamentale sotto questo profilo un ruolo che nei limiti delle risorse disponibili, che dobbiamo fare i conti anche con questo oggi in modo particolare, che però possa aiutare proprio questo territorio a sviluppare elementi di innovazione, no? Ci sono nel fondo di questa nostra realtà culturale anche, no? Di cultura collettiva, ci sono questi aspetti, ci sono queste idee nuove. Se possono venire fuori, tutto quello che aiuta a farle venire fuori, direi che è una cosa importante. In questo senso cerchiamo di giocare, almeno per quanto mi riguarda, la Fondazione cerca di giocare un po' il suo ruolo. Speriamo di poterlo fare anche in futuro. E grazie.